Yotteya, yottanbainahatte, hingye appari ammajemmai, jathaito vatanthai, isainyu vatate. Anche per oggi abbiamo finito. Continuate sempre a scriverci numerosi, come avete sempre fatto, e scriveteci anche per mandarci le vostre foto, come quelle di oggi. Grazie di tutto. Sono qui nel mio paese natale, Mezzegra, per parlarvi di un mistero che mi riguarda personalmente, o quasi. Ciò di cui vi parlerò ha dell'incredibile. Come voi ben sapete, io sono a stretto contatto con la natura, soprattutto con gli animali, ormai da diversi anni. Da ormai 7 anni mi occupo di diamanti mandarini, chiamati comunemente diamantini. Essi sono dei piccoli volatili esotici, ma riescono comunque a vivere in ambienti con climi abbastanza freddi. In questi anni ho visto nascere, da circa 2000 aia di uova, 300-350 esemplari. Ne ho avuti anche più di 50 nella voliera, e non hanno mai avuto problemi. In questo inverno ho visto per la prima volta morire 2 esemplari nello stesso giorno. Un caso, pensai, ma a quanto pare non era così. Avevo 23 diamantini all'alba del nuovo anno. Dopo 2 mesi me ne ritrovo solo 8. Questo sembrerebbe un fatto normale, e potrebbe anche esserlo. Dopotutto la morte è sempre dietro l'angolo. Però in tutti questi anni di coltura intensiva non ho mai visto morire 8 diamantini. Sicuramente non nel giro di un'ora. In questo periodo io ho fornito loro sempre tutto, dal cibo alle cure contro i vermi intestinali. Eppure, in 3 settimane ne sono morti 13. Otto corpi pennuti a terra, inspiegabilmente, tutti alla stessa ora. Cosa è accaduto quel giorno? Cosa può aver ucciso simultaneamente ben 8 esemplari in ottime condizioni? Perché i loro corpi erano completamente intatti? Cosa è successo di diverso dagli altri giorni? Come mai è successo? Perché da qualche tempo non facevano più le uova? Perché gli altri si abbuffano come se nulla fosse? Perché sono morti i miei diamantini? Non potevano morire quelli di qualche altro allevatore? Gli alieni hanno voluto punirmi? Uccelli morti inspiegabilmente. Che ci sia un collegamento con ciò che è accaduto
là, in Tunisia? Non lo sappiamo. E non lo sapremo mai. Ho fatto numerose ricerche su ogni singolo diamantino morto, sul cibo di cui si sono nutriti, sui loro e i miei escrementi. Le avanzate tecnologie di cui dispongo non hanno trovato la causa della loro morte. Ciò preoccupa me, ma soprattutto preoccupa i miei altri animali. Proprio così, io non mi occupo solo di diamantini, ma anche di galline. Pure le galline non fanno più le uova. Gli aspetta forse la stessa fine? Perché non sfornano le uova? Io ho fame! Invece, come potete osservare, i miei piccoli pappagalli, dai nomi alquanto quacqueranti, non soffrono di niente. Forse si tratta di una malattia alla quale sono immuni. Infatti loro fanno le uova, seppur non nasca nulla da ormai 7 anni. Oltre ai pennuti, allevo pure mucche bavose, muli senza madre, somari a 3 gambe e piccoli roditori preistorici. Anche questi animali sembrano momentaneamente immuni. Sarà a causa della fame, della sete, di rare malattie trasmesse da me? Oppure fa parte del pre-2012? Sicuramente questo non possiamo ancora saperlo. Abbiamo scelto tra le miliardi di foto che ci avete mandato, le più interessanti. Sono 2. Chiamiamo il nostro esperto. Brian. Salve, io sono Ryan Kunz, esperto nella Q. Bene, avete presente le nuvole? Ecco, un nostro telespettatore da Israele ci ha inviato questo. Bene, questo cos'è? Una presenza divina? Una forma particolare di nuvole che vuol dire che in Israele, la terra di Gesù, la Q è presente, onnipresente e dappertutto. Bene, analizzando questa foto possiamo vedere che la nuvola, appunto, è a forma di Q. Quindi abbiamo applicato vari filtri per testare la veridicità di questa immagine e il risultato è che questa immagine non è un fotomontaggio. Quindi, subito dopo abbiamo formulato varie ipotesi. La prima ipotesi che ci è subito saltata in mente a me e al nostro team di ricercatori è stata quella delle scie chimiche. Ciò comporterebbe sicuramente un complotto fra stati. La seconda ipotesi, forse quella più accreditata, è quella degli spazi interdimensionali. Quindi ciò a cosa comporterebbe? Alla scoperta dell'Atlantide? A una galassia remota e lontana? Oppure al paradiso? Quindi si passa ai lati più oscuri di questa faccenda, quelli che potrebbero portare a catastrofi, disastri, genocidi, morti assicurate. Cosa potrebbe essere, forse, la fine del mondo?
questo servizio tratta di un argomento molto attuale. Chi di voi non ha mai sentito quella canzone che fa Barbara Streisand? Non ditemi che non l'avete mai sentita, perché non ci crederò. Ormai gira ovunque e non si sa il perché. Questo è un vero mistero. Tua moglie deve dei soldi a Jackie Treehorn, perciò tu devi dei soldi a Jackie Treehorn. Ecco cosa succede a chi non paga i debiti. No, no, non lo fare. Non sul tappeto, accidenti. Vedi? Vedi cosa succede, Le Boschi? Lo vedi cosa succede? Nessuno mi chiama Le Boschi, avete sbagliato persona, io sono Drugo, mi chiamano così. Tu ti chiami Le Barbara Streisand. Cos'è quel woo? È forse una papera? Dobbiamo però scoprire chi è questa barba. Siamo qua nella cittadina di Mendrisio per parlare con i suoi abitanti e scoprire delle informazioni su di lei. I cittadini però sono piuttosto restii a dare queste informazioni. Grazie mille. Altri invece sono piuttosto confusi sulle informazioni da darci. Non saprei. Forse sulla strada di là. Forse di là? Sì, penso che di là. Sì. Grazie mille. Prego. Andiamo di là. Lei sa dove abita Barbara Streisand? Dovrebbe essere qua. Mai? Barbara Streisand. Ma cos'è? Come? Cos'è? Una signora sui 50 anni. No. Non saprei. Ma se fa cosa? Dobbiamo incontrarla perché niente. No, la conosciamo. Ma che via? Via San Damiano? Non appunto, lo so. Se mia. No, boh. Frankfurt, grazie di stesso. Ma per te? Mai sentito? Va bene, grazie mille. C'è una bottega o qualcosa? Sì, ma... No. Grazie mille, grazie. Lei sa dove abita Barbara Streisand? Qua. È lì sotto casa mia, giù in cantina. Ah. Dove, sa, c'è il reparto, se dovessero bombardare il centro, dice. È lì sotto. Vabbè. È lì sotto. Grazie mille. Sì, ha fatto una piccola vasca da bagno, 20 metri per 15. Vabbè. Una roba piccolina. Cosa avrà voluto dire questa arzilla signora? Quali segreti si celano dietro le sue rivelazioni? Noi non ci abbiamo capito niente. Come vedete, alcuni non ci hanno neanche risposto. Lei sa per caso dove abita Barbara Streisand? Perché quel ragazzo longilineo non ci ha parlato? Sapeva forse qualcosa? Quasimodo era gobbo, ma il suo amico no. Cazzo vuoi? Ci sto pensando. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man.